Cari fratelli, pace del Signore. È lunedì 2 marzo. Ieri abbiamo avuto una giornata in chiesa, ai vari culti, davvero benedetta dal Signore. Ringraziamo Dio per la sua presenza, il suo conforto, la sua consolazione. Ma stasera vogliamo tutti quanti ancora ricordarci dell'impegno che stiamo prendendo con la preghiera. Quindi questo video vuole ricordare, invitare ancora quanti possono della nostra comunità dalle 21 alle 23 di stasera e tutte le sere per questa settimana fino a sabato 7 marzo, scegliere almeno mezz'ora da dedicare ad un'intercessione collettiva. L'emergenza coronavirus non è ancora passata, tante zone vivono momenti di preoccupazione, non solo per esigenze e necessità mediche, ma anche per questioni economiche. Non è semplice quando ci vengono limitati alcune libertà. Quando finirà tutto questo non lo sappiamo, ma una cosa sappiamo. Possiamo e dobbiamo elevare a Dio la preghiera. Questo possiamo fare, gettare il nostro peso sul Signore, come figli di Dio, trovare un rifugio ai piedi del Signore. Quindi, cari fratelli della nostra comunità qui a Catania, di Via Susanna, le varie comunità rionali connesse alla Chiesa centrale, coraggio, continuiamo a implorare la grazia di Dio, il favore del Signore. Per la nostra nazione, per le nostre famiglie, vogliamo ancora dire: Signore, proteggici, aiutaci, guardaci, portaci avanti. Sì, fratelli, forse magari non possiamo impegnarci in tutte le attività che abbiamo come Chiesa, alcuni in questa settimana non saranno coinvolti nelle attività extra, e ne sono tante nella nostra Chiesa, ma forse riscopriamo le cose che contano, quelle cose che hanno alla fine una priorità, devono avere una priorità nella nostra vita come Chiesa, la preghiera e il culto. Quindi incoraggio a tutti alla preghiera stasera e ai vari culti regolari che abbiamo nella nostra comunità. Signore ci benedica, mentre stasera ancora staremo insieme. Organizziamoci e continuiamo anche stasera a invocare il nome del Signore.